L'escalation di violenza non si ferma a Corigliano Rossano. Questi primi mesi del 2022 sono stati caratterizzati da un numero sproporzionato di incendi dolosi, ma anche da un omicidio e risse. Situazioni con matrici diverse, alcune legate alla criminalità organizzata, altre, la maggior parte, ad altro tipo di criminalità. Una situazione comunque allarmante che ha spinto il prefetto di Cosenza a riunire nella città ionica il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Una presenza importante che vuole lanciare un segnale alla presenza dello Stato nel territorio, ma evidentemente non basta. Servono altri interventi per far sentire davvero questa presenza in maniera significativa. I comitati di sicurezza ne abbiamo fatti, credo, almeno 10. Il segnale importante è stata anche in quel caso la presenza del prefetto, del procuratore capo di Castrovillari, di tutti i vertici delle forze dell'ordine a Corigliano Rossano come segno di vicinanza. È chiaro che ora ci dobbiamo aspettare degli atti concreti, il rafforzamento in particolare dei presidi delle forze dell'ordine e poi va riaperta la questione del tribunale di Corigliano Rossano. È assurdo che una città di 80.000 abitanti, la più grande e la più popolosa della provincia, non abbia un presidio di giustizia.